Ogni bambino vorrebbe il modellino di questa Ferrari nella propria cameretta. È sempre stato così anche con le sue progenitrici, la Ferrari F40, la F50 e la Enzo. Ed ecco la nuova Super Ferrari, si chiama la Ferrari tutto attaccato, un nome che è tutto un programma, perché è la rossa più estrema e più straordinaria di tutte, a partire dalle linee che sono dominate dalla funzione aerodinamica. Vedete, sul frontale c'è un enorme estrattore di flusso che serve come una specie di effetto ventosa che mantiene attaccato a terra l'avantreno. Stesso discorso per la fiancata, che è scavata da questo enorme svaso per appunto convogliare i flussi. Guardate anche lo specchietto retrovisore, interamente in fibra di carbonio, come è distante dalla carrozzeria. Venite, vi faccio vedere il retrotreno, che è interamente ricoperto da questa presa d'aria che serve a far raffreddare la meccanica, che poi è il cuore di ogni Ferrari. Qui parliamo di un V12 da 963 cavalli, abbinato a un modulo ibrido che è ereditato dalla tecnologia KERS di Formula 1. La velocità massima è di 350 km all'ora, mentre l'accelerazione da 0 a 100 è coperta in meno di 3 secondi. Per arrivare a 200 si passa a 7 secondi e soprattutto gli 0 a 300 all'ora si realizzano in 15 secondi, cioè 2 secondi in meno rispetto alla rivale dichiarata di questa automobile, la McLaren P1, che è proprio qui sotto lo stesso tetto del Salone di Ginevra.